Ok, ragazzi, abbiamo provato a fissare, vediamo un po' se si è risolto il coso, il problema. Allora, adesso andranno a giocare. Direwolf contro gli Aesox Idros su un'altra King of the Hill. Allora, gli Esox e poi. Mi vuoi. Direwolf. Hey, wake up! Hey, wake up! E giocano i Direwolf contro gli Aesox Idros. Infatti sto già aggiungendo Furia. Furia fa parte degli Aesox. Quindi il risultato dell'ultima partita vista su Nepal in Insegrai contro Unicaramba, vediamo il 2, abbiamo visto il 2-0 degli Insegrai. Confermi, Nala? Non si sente. Ok, ci siamo. Perfetto. Ok, la mappa è Oasis. Sì, un'altra King of the Hill, come dicevamo. Allora. Quindi Globus Gaming Direwolf contro Team Aesox. Ok. Quindi. Aesox. E cambiamo qui i nomi. Ok, quindi Aesox contro Globus Gaming Direwolf. Mappa Oasis, quindi chiediamo ai giocatori se sono pronti, così possiamo startare subito. Giusto? Eccoli che chiamano i Ready. Discord Ready. Vediamo gli Aesox. Aesox. Sì, aspettiamo un attimo anche gli Aesox che ci danno l'ok, così almeno startiamo. Ok, quindi Oasis, mappa non vecchissima, recente. Che pensi di questa mappa? Pium pium. Ci sono varie mappe molto spaziose, di cui adesso questa vedremo che in realtà lavorerà molto sulla gestione del punto rispetto alle altre due che hanno vari high ground. Qui ci sono varie opportunità da parte dei flanker, immagino che giocheranno comunque una dive perché c'è questa possibilità di abusarne di questi vicoli che appartengono a questa mappa. Quindi
Quindi i pick che stanno scegliendo, come li vedi? No, pick piuttosto giusti, vediamo sia un Genji che una Tracer, quindi confermiamo quello che stavamo appena dicendo, e dall'altra parte una Faramezzi sempre con una Tracer, validi come pick, dove c'è sia un buon healing da parte, in questo caso, del team dei Direwolf, dove Faramezzi si occupano della gestione dei vari highground e di lavorare in varie zone, mentre con Illusio, insieme a Tracer, Winston e D.Va, possono gestire un low ground e un buon range. Dall'altra parte, quindi, invece del Genji, vediamo che Autarchy si sposta verso il Soldier. Ok, vediamo adesso com'è l'azione. Intanto inquadriamo la diva degli Essox. Vediamo un po' se subito sarà aggressivo appena vedrà la loro Fara. Vediamo gli Essox che vanno tutti verso il punto. Allora, Tracer si occupa dell'high ground, chiamando sicuramente i vari spot che è da affrontare. Autarchy subito insieme a Luna, grazie al suo orb, gestiscono la Fara. Winston insieme a D.Va, dei Direwolf, non riescono a gestire quell'high ground dominato dal Soldier, e quindi vanno sulla conquista del punto. Diciamo che il loro soldi era avuto, diciamo, dei riflessi ben pronti per inquadrare la Fara e subito aiutare il loro team Sì. a... Buono supporto sia da parte del Soldier col tracking, ma soprattutto dell'orbe zegnata con vari colpi che sono entrati nel merito. No, però non demordono con Faramersi. Vediamo se magari hanno qualche idea o qualche risorsa comunque per contrastare i counter. Vediamo subito Fara, infatti, che cerca una pick. Dall'altra parte invece i Direwolf subito vanno a occuparsi dello Zenyatta, però Oh, yeah. perdendo vari pick anche aggressivi, che quindi non gli permettono di confermare quel DPS che occorre per gestire al meglio il push. E ci sono problemi di streaming, dicono. Lo so, però non capisco quali sono, purtroppo. Adesso, quando finisce la partita, vedrò un attimo di resettare di nuovo il bitrate, purtroppo. Vediamo adesso Soldier che ha la sua ultimate pronta insieme a Winston, D.Va e Tracer, a breve anche la trascendenza e i sound barrier. Gestione interna proprio sul corridoio, grazie alla trascendenza di Zenyatta da parte di Direwolf. Adesso si gestisce tutto sul punto con le due ulti di D.Va. Questa diva e questo Soldier comunque stanno dominando un po' la scena, eh. Sì, diciamo che vengono contestati, ma sia il Soldier che la D.Va hanno una buona coordinazione e grande gioco di squadra che permettono così di gestire al meglio quel DPS che occorre. Secondo te sarebbe stato opportuno un cambio della Faramersi? Beh, effettivamente con tutto questo tempo, magari dopo il secondo push, il primo ci può stare che c'è una situazione critica, già dal secondo push, quando vedi che qualcosa non va, conviene andare verso un altro tipo di comp.